Ciao a tutti! In questo video vorrei provare a realizzare la tecnica del velluto stropicciato usando questo stampo che ho acquistato da Gia Creation. È uno stampo per fare portapenne con i fiori di ciliegio e io lo trovo molto carino. Ho già spruzzato il distaccante sullo stampo, io solitamente uso questo. E adesso procediamo a rovesciare un po' di resina. Io l'ho già mescolata in precedenza. Ne rovesciamo un po', senza però riempire lo stampo. Adesso ci servirà della semplice pellicola da cucina. Ne ritagliamo un pezzettino e andiamo a metterlo cercando di dargli un effetto stropicciato. Senza esagerare perché altrimenti dopo risulterà difficile tirar via la pellicola. Tra la pellicola e la resina potrebbero formarsi delle bolle come in questo caso qui. Io ho deciso di lasciarle perché voglio provare a fare una cosa. Adesso vado a fare gli altri pezzi allo stesso modo e poi ci rivediamo. Ho finito di preparare tutte le varie parti del portapenne, adesso lascio indurire la resina e poi ci rivediamo. Ora che la resina è catalizzata, posso togliere la pellicola sperando che non si sia aggrappata da nessuna parte. Viene via anche molto facilmente. Togliamola anche qua. Il risultato è questo. In questo pezzo sono rimaste più bolle grinze, invece qui ne è rimasta qualcuna in meno. Se vi ricordate, quando ho messo la pellicola sullo stampo per creare le grinze sulla resina, ho detto che non avrei tolto le bolle. Ecco, adesso vi faccio vedere che cosa ho in mente. Intanto ho preparato un po' di resina a cui ho aggiunto questo pigmento in polvere. Adesso con uno stuzzicadenti andrò pian pianino a riempire tutte le bolle in questo modo. La mia idea è quella di farle sembrare delle perle appoggiate sul tessuto. Qui non entra, vabbè, dopo tolgo l'eccesso. Adesso vado avanti e faccio così anche per tutte le altre bolle. E il risultato è questo. Ho riempito più che altro quelle grandi. Quelle piccole avrei magari dovuto mettermi lì con un ago e ho preferito lasciar stare. Adesso lascio indurire la resina e poi ci rivediamo. Anche la resina nelle bolle catalizzata, a questo punto spennellerò questo pigmento in polvere su tutto lo stampo. Procedo in questo modo anche per le altre parti. E per finire vado ad aggiungere l'ultimo strato di resina che ho già preparato e a cui ho aggiunto questo pigmento in polvere. In altri video che mi è capitato di vedere,
In questo passaggio usavano una resina nera o comunque di un colore scuro. Io invece ho deciso di provare con questo colore qua. Vado avanti anche per il resto dello stampo e poi ci rivediamo. Bene, ora non resta che lasciare indurire anche quest'ultimo strato e poi vediamo il risultato. Ed eccoci finalmente al momento più atteso. Vediamo il risultato. Partiamo dalla base. Carina, anche se qui le bolle erano molto piccole. Provo ad avvicinare la telecamera. Sì, l'idea c'è, però probabilmente avrei dovuto usare uno stampo un pochino più profondo. Procediamo. Questa è la parte dei fiori di ciliegio, bellissima. Mi piace molto. Anche qui le bolle forse erano un po' troppo grandi, quindi non è venuto proprio il risultato che volevo, però l'effetto stropicciato in questo pezzo mi piace. Andiamo avanti, quindi anche questa parte qua avrà i fiori di ciliegio. Molto bello anche questo. L'effetto stropicciato come è venuto in queste due parti qua mi piace molto. Quindi passiamo ora a queste due che sono semplici. Qua le bolle erano fin troppo grandi, difatti non c'è proprio l'effetto che volevo. E anche l'effetto tessuto non è un granché. Passiamo all'ultima. Anche qui avrei dovuto creare più grinze. Però nell'insieme li trovo molto carini. Adesso passo a limare queste parti e poi ad assemblarle. Per unire i vari pezzi ho usato la resina UV. Sono partita dalla base e poi ho unito i vari lati. Le decorazioni invece le ho colorate con l'acrilico bianco. E questo è il portapenne finito. Vi ringrazio per aver guardato questo video. A presto!